il programma lo conoscete, è un programma che ha tantissimi investimenti, quota circa 2 miliardi e 3 se inseriamo dentro anche la diga, ovviamente c'entra anche ovviamente il nuovo bacino da 400 metri a Sestri Ponente, e c'entrano anche tutte queste opere, incluso la nuova sopraelevata portuale e tutte le opere di congiunzione, chiamiamole così, che passano attraverso il porto per raggiungere punti importanti, ad esempio connettere l'autostrada con l'aeroporto. Qui sotto ci sarà la stazione di Erzelli, come sapete, e dalla stazione di Erzelli ferroviaria connetterà l'aeroporto da una parte e dall'altra parte Erzelli sopra, dove avremo ovviamente non solo la parte tecnologica ma l'università e l'aeroporto. Questa è la città che stiamo costruendo, la città che tutti i genovesi vogliono e che purtroppo, lo capisco, può causare disagi, perché io so benissimo, avendolo fatto moltissime volte, che passare dalla rotonda di Sestri addirittura per poter arrivare qui è stato disagevole. Però voglio dire, alla fine abbiamo una cosa nuova, una cosa sicura, una cosa che va bene e che andrà avanti per tanti altri anni. Quindi alla fine, vedete, quando ci sono i risultati concreti, magari si sopporta un po' di più i disagi dei lavori che faremo in futuro, ma alla fine noi stiamo progettando veramente una grande città internazionale che non avrà fare invidia a nessuno, quindi questo è l'obiettivo finale. Importanza schietta e diretta che noi riapriamo il collegamento immediato con l'aeroporto. Vi ricordate il giro che facevamo prima di questa riapertura, sia arrivando all'aeroporto, sia dal casello, sia dalla città. Però poi questa è una delle 10 opere che Pizzarotti, che si è aggiudicato la gara, farà per rivedere tutta la viabilità di accesso al bacino di San Pier d'Arena, porto storico e aeroporto. Oggi vedremo le scadenze anche delle altre. È un segnale di attuazione forte del programma straordinario che conduciamo insieme al commissario sindaco, che è in piena attuazione. Questo viadotto non solo è importante, ci ricollega al nostro aeroporto, che peraltro è in una fase di ristrutturazione al suo interno e di ampliamento al suo interno, facendone un vero city airport più moderni del paese. Stiamo parlando di una Genova che avrà, come si dice, una livrea completamente nuova da un punto di vista urbanistico ed estetico, ma avrà anche un'efficienza e un'efficacia per chi la vive, chi la frequenta e lavora, decisamente superiore a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi.